L'educazione ha senso nel momento in cui rinnova ciò che le possibilità di sviluppo del soggetto possono mettere dentro, in opera, diciamo, nella propria realtà e in quella altrui. Tutto è relazione, attraverso l'arte e la creatività possiamo fare di questa relazione un potente strumento di cambiamento. È un'ottima occasione per tutti coloro che, come me, sono curiosi non solo di indagare, ma soprattutto di utilizzare i linguaggi, l'arte e la creatività come strumenti per far accadere il cambiamento, per far diventare queste avventure che noi tutti viviamo, e Dewey ci parlerà molto delle avventure in questo suo libro, come delle esperienze che intorno a noi fanno cambiare le cose. In particolare a me interessa moltissimo approfondire come all'interno dei percorsi educativi, all'interno della pedagogia, all'interno di quello che le nostre strutture, le organizzazioni di terzo settore, le politiche sociali, le politiche socioeducative promuovono, ciò che fa avvenire qualcosa dentro le persone, quindi le coinvolge, le motiva a diventare protagonisti di cambiamento. No? Gianni Rodari nel Libro degli Errori diceva: perché dovremmo insegnare ad un bambino facendolo piangere quando possiamo insegnare facendolo sorridere? No? E credo che dietro questa poetica della scuola, dell'insegnamento, stia un po' non solo qualcosa che riguarda i bambini, ma qualcosa che riguarda tutta l'attività che chi come noi opera nel terzo settore, nelle istituzioni per il cambiamento, dovrebbe promuovere. Vale per la politica, vale per la filosofia, vale per gli scienziati. No? Allora, Dewey, nella mirabile ricostruzione che Francesco Cappa in questa sua edizione italiana ce ne dà, ci fa proprio capire come l'utilizzo dell'arte, della nostra capacità di essere creativi, della nostra capacità di vivere le situazioni che ci troviamo a vivere come un'avventura, come un evento che ci riguarda, ci definisce come soggetti, e quindi come soggetti ci mette in relazione con gli altri. Buonasera, sono Francesco Cappa, insegno pedagogia all'Università di Milano Bicocca. Questo libro, edito da Feltrinelli un anno fa circa, è uscito, si intitola Arte, Educazione e Creatività, e raccoglie tutti gli scritti di John Dewey, che è stato forse il più importante pedagogista e filosofo dell'educazione del XX secolo, su questi tre temi, tre argomenti che sono per lui sostanzialmente interconnessi. Ho messo insieme questi testi perché credo che oggi più che mai sia molto importante vedere queste connessioni fra l'arte, l'educazione e la creatività, in una versione della creatività che non riguarda la genialità o la possibilità di fare cose mirabolanti, ma di lavorare dentro la materia delle cose insieme agli altri, producendo un'intelligenza sociale, quindi una conoscenza che sia sempre frutto della condivisione e frutto di un'intelligenza che diventa sociale nella misura in cui produce un cambiamento sociale. E Dewey è stato il grande rappresentante di una pedagogia tutta centrata sull'esperienza e non sulla tradizione già consolidata, né sui libri come Lettere morte, ma sostanzialmente in tutti questi testi, che sono cospicui e sono molto interessanti, che attraversano tutto quanto l'arco della sua opera. L'arte per lui è stato sostanzialmente il luogo in cui l'esperienza arriva ad esprimere al massimo le sue potenzialità, perché produce delle connessioni inedite rispetto a ciò che si trova nella realtà e a quello che l'immaginazione produce nel rapporto con la realtà. E inoltre ci sono tantissimi saggi molto belli dedicati alla scuola, dedicati agli insegnanti, dedicati al rapporto tra i musei, la società e la città, che costruiscono un'ipotesi molto importante di energia sociale, come direbbe mia figlia Emma Kappa, che produce, come dire, delle innovazioni anche lì dove non si vedono inizialmente. È stato molto longevo, è nato nel 1859, è morto nel 1952, quindi quasi 100 anni di vita, ha attraversato uno dei periodi più ricchi, più importanti per le scienze umane, ma anche per tutto quanto, come dire, l'inizio del Novecento, la prima metà del Novecento. È stato un grande pedagogista, un grande filosofo, ma anche un grande uomo politico, un attivatore di trasformazioni sociali. È stato lui a cambiare le politiche sociali degli America in quegli anni, è stato un grande punto di riferimento culturale anche proprio per il governo, per i policy makers. Le indicazioni che lui dà sono veramente al passo con quello che la scuola, effettivamente ciò che la scuola è, quindi la scuola fatta dalle persone che la animano e che la amano soprattutto, può diventare oggi e anche domani. Ed è, essendo centrata la sua ipotesi sull'esperienza, sulle esperienze che si possono fare, l'esperienza cambia continuamente, quindi la dinamicità della società va di pari passo con una lettura dell'esperienza che lui ci consente di fare sempre in modo approfondito, soprattutto avendo un metodo di osservazione
percezione della realtà e dei rapporti che ognuno stabilisce con la realtà, che sia un insegnante, che sia un docente, che sia un genitore, che sia un animatore sociale, un operatore sociale o qualcuno che può lavorare in un luogo interessante come quello che stasera ci ospita, ecco, Dewey Lee ha sempre delle cose interessanti da dire, soprattutto in una chiave in cui il liberalismo o l'idea di democrazia è esattamente come i diritti, è in tempo di antifascismo, come dire, recrudescenze fasciste, questo va sempre ricordato, sono sempre da rifare, sono sempre da rinnovare, esattamente come l'educazione. L'educazione ha senso nel momento in cui rinnova ciò che le possibilità di sviluppo del soggetto possono mettere dentro, in opera, diciamo, nella propria realtà e in quella altrui. Quindi direi che sono molto attuali e per questo testo che ho cercato di comporre con dei testi che sono altamente leggibili, quindi non per specialisti, credo che possa essere molto interessante. Ho avuto la fortuna e anche la possibilità di lavorare con un grande editore in modo che questo testo potesse circolare di più. Ecco, non è un testo accademico assolutamente, ecco, questa è un po' la chiave di lettura. Grazie. Grazie a voi.